prova a spingere, pallone dentro, si può girare Colombo e poi Oristanio che prende la traversa, porta vuota, ancora Colombo, anche il destro non è male e l'Italia si riporta avanti con il gol del suo centravanti, 2-1. Devo dire tutto meritato, perché è un giocatore che ha fatto la partita, ha giocato di sponda, ha preso botte per tutta la partita e quindi è un gol più che meritato. Mancino naturale, su questo non ci sono dubbi, però evidentemente sta lavorando molto sul destro, grazie anche a mister Baroni a Lecce. Oristanio è entrato a freddo, colpisce a porta praticamente spalancata, la traversa, il pallone torna verso Colombo che non dà scampo a Nescere. Lo stacco di Oristanio, anzi di Fabian, eccolo Oristanio, eccolo, che va al cross a cercare Colombo che fa doppietta di testa per il 3-1. La festa è completa, serata da ricordare per Lorenzo Colombo. Beh, bravo, bravi anche i ragazzi che sono entrati, perché gran parte del lavoro è stato fatto da due nuovi entrati. Fabian molto bravo nell'andare a spizzare una palla, una sua dote, una sua caratteristica, lo stacco di testa e la presenza. Molto bravo anche Oristanio nel definire, nel rifinire.